Sei contenta? Sì. E quanti anni fai, lo sai? 110. Perché quando sei nata, te lo ricordi? Quando sei nata? 110. Ha tagliato il traguardo dei 110 anni la signora Giuseppina Comandè, la nonnina ultracentenaria che da anni vive a Sant'Agata Militello e la seconda donna centenaria della Sicilia, la 13ª in Italia. Anno dopo anno vi abbiamo raccontato i suoi compleanni, sin grande festa organizzata a Tusa, nel suo paese d'origine nel 2010. In quell'occasione abbiamo visto nonna Giuseppina ballare con diversi familiari e invitati. Si è svolta ieri una festa in tono minore a causa dell'emergenza sanitaria, ma non è mancata la torta e il saluto istituzionale degli amministratori di Tusa e Sant'Agata Militello. La signora Giuseppina è nata a Palermo il 23 dicembre del 1910 e gode di ottima salute. È un orgoglio personale, perché non pensavo davvero di arrivare ad avere una mamma, a chiamare ancora mamma una donna così speciale. Ci parli un po' della vita di sua madre. Ho fatto una bella vita, e forse per questo che è arrivata a questo punto, perché è stata sempre una persona positiva, serena, che ha sempre incoraggiato tutti, non si indisponeva mai, qualsiasi cosa succedeva, lei superava tutto con nonchalance, per cui è arrivata adesso a essere così bella, più bella di me. Siamo sempre felici ogni anno di tornare a festeggiarla, perché è ogni anno che passa aumenta nella classifica, quindi credo che adesso in Sicilia sia la seconda in assoluto, e quindi l'augurio che le possiamo fare è di arrivare in testa alla classifica, sia in Sicilia e poi anche in Italia. Scorsi 10 anni, anche da quando l'abbiamo vista ballare e divertirsi in quella giornata, una giornata memorabile. Indimenticabile, vedere una signora a 100 anni entrare in una sala per festeggiare il 100° compleanno a Passo di Valzer insieme al figlio, vengono i brividi a raccontarlo, è stato veramente emozionante, lo ricordiamo sempre, e a distanza di 10 anni vedere la signora sempre così attiva e lucida, devo dire che è veramente un piacere fare di questi momenti di gioia, anche in questi periodi di pandemia, però era giusto e doveroso essere presente e partecipare a questi eventi. Qual è l'augurio di tutta la comunità di Tusa? Ma l'augurio è che quest'anno la signora ha raggiunto la laurea con il pieno dei voti, con il 110. Il prossimo anno speriamo anche di conquistare la lode, quindi ancora, diciamo, lunga vita e di non fermarsi mai, perché dobbiamo raggiungere il record dei record. Cosa vogliamo augurare alla signora Giuseppina? Ma la signora Giuseppina auguriamo chiaramente di vederci ancora per molti anni qui ogni anno il 23 dicembre, come abbiamo fatto finora, insieme al sindaco Tudisca, con cui condividiamo questa gioia ogni anno. Da quando ha fatto 100 anni ed eravamo a Tusa, mi ricordo che entrò nella sala da ballo con un bel valzer insieme al figlio. Lo ricordo perfettamente quella scena, e da allora ogni anno ci rivediamo perché all'appuntamento non possiamo mancare. Buon Natale a tutte le famiglie. A tutte le famiglie.